Oh mio Dio, guantini nuovi. Finalmente. Questo motore lo conosco un pochettino. Ok. Paura 1, TGS. A quanto arriva? Io già so che mi diverto come un assassino. Ok. Mannaggia, No, no. Probabilmente il suono lo sentirete poco. Madonna mia, ma suona più della mia? Oh, no. Ok, calma. Bellezze! Oggi abbiamo la moto che tutti mi avete chiesto, veramente tutti quanti. Per non parlare poi dell'MT-07, ma quella, cioè, la proveremo. Volevo a tutti i costi provare questa, provare letteralmente la sorellina della mia moto, della mia bimba, della mia R1. Volevo provare la sorella minore. Che di minore questa, glielo dico, secondo me c'ha niente. Ok? Oh mio Dio, senti, ma sono elettroniche. Ah sì, damn. E siccome dobbiamo provare questa bimbetta, lo proviamo con lo stile di un carcerato. Mi devo ricordare che è a tutti gli effetti un R1. Oh mio Dio. No, you are joking now. You are joking. Oddio, un doppio tandem. Wow. No, frate, ma è na. Bellezze, oggi ci abbiamo Sua Maestà in persona. Madonna mia, cioè letteralmente un R1 senza carene, ma forse anche più sfruttabile e più divertente. L'avete capito? L'avete letto dal titolo? Cioè, ci sono tanti motivi per capire cosa sto guidando, ovviamente. Ma non è questo il punto, perché secondo me il momento esatto in cui dico il modello della moto, succede che la moto mi restituisce qualcosa. Come per dire, va bene, adesso puoi sbloccarmi, puoi usarmi al 100% della mia potenza, capito? Ecco perché ogni volta che devo annunciare la moto che guido, un attimino mi gaso, capito? Perché arriva quel brivido di emozione incredibile. Sua Maestà MT10. Si chiama MT10 solamente perché R1 bis era già stata presa. R1, ma con un po' meno cavalli, suonava un po' male. Scusate che nel momento dovevo stare in silenzio, capisci? Una moto che ne vedo veramente poche in giro. Cioè, è come l'R1. Ne vedi poche, pochissime. Vabbè, scoppietta, fratelli. Va bene, scoppietta. Tutta quanta originale è scoppietta. Però Yamaha ha questo problema incredibile che fa scoppiettare le moto sempre, cioè, capito? La moto originale esce già senza DB killer, esce già che fa gli scoppietti, esce già che è già illegale. Parliamoci chiaro. Madonna, ma quanto si muove bene. Siccome io questa non la voglio provare nei tornanti, dai, però non la voglio provare sempre qua. Sai che palle vedermi. Ok, allora faccio così. Vado un attimino di sopra per vedere se c'è qualche amichetto da fargli vedere la bimba. E poi andiamo tipo in un altro posto per provare lei. Ha bisogno, secondo me, di strade grandi tanto quanto l'R1. Cioè, ha proprio questo bisogno fisiologico. Allora, abbiamo le gomme fottutamente nuove. Quindi magari non andiamo a fare delle pieghette. Mamma, quanto che è facile da guidare sta roba. Bro, allora qui c'è l'anti-wheeling attivo, credo al massimo, eppure la moto si alza, cioè. Lo fa sembrare facile! Mamma! No, ragazzi! Ma io non volevo provarla nei tornanti. Non volevo. Perché, dai, questa strada la provo di continuo. Però sapete cos'è? Il fatto è che avendola sempre a disposizione, ok? Perché effettivamente è a 2 minuti da tutti i pesaresi. Correggetemi se sbaglio, amici della zona. Ma noi la utilizziamo anche come zona per i test, vero? Cioè, hai appena montato uno specchietto. Bene, tocca andare in pano a vedere se l'hai montato bene. Ebbene, figa, non so, sei diventato di pescia, puttana. E quindi io prendo la moto. Solitamente quando prendo la moto da Yamaha. Però stai fuori di cervello, quanto cazzo va? Dicevo, quando prendo la moto da Yamaha, la prima volta, per imparare un pochettino, prenderci confidenza, vengo qui. Non perché voglio sempre solo fare questo, capito? Ma come si può non amare il 4 in linea di Yamaha? Putte, suona della miseria. OMG. Allora,
Guarda, mi fermo un secondo qui. Un secondo, un secondo. Oh, fammi prendere le chiavette. Fra, sei pronto? Bam, come i canguri. Mi è arrivata la nuova felpa della Raven, la lorica, stupefacente. Oggi la sto provando, quindi da fuori, cioè da fuori sembra realmente che il muso è solamente con una felpa. Quindi il classico americano che non sa guidare e che esce in felpa per fare il figo. In realtà sono pieno di protezioni, perché questa felpa nella schiena, nelle spalle, negli avambracci c'ha le protezioni di livello 2. Quelle, fratello, quelle fighe col gel che attutiscono tutti gli impatti fuori. Incredibile. La più figa in assoluto è che tu puoi togliere le protezioni e utilizzarla come se fosse una felpa normale, capito? Metti caso, cioè ipotizza questa cosa qui. Tu tipo stai uscendo con i tuoi amici e sei in questa modalità. Esatto. Poi prendi e dici: no cazzo, devo andare a una cena importantissima, devo fare la figura più bella e incredibile di sempre. Quindi cos'è che fai, fratello? Scendi dalla tua MT-10. O comunque, se non hai un MT-10 va bene qualsiasi cosa, anche il 125. Bam! Ti togli la felpa, ti togli le protezioni, le metti nello zainetto e sei vestito figo. Guarda, se mi dai un secondo ti faccio vedere una roba. C'è una hit. Qui c'ho la tasca normale come in una felpa. Qui c'ho la cernieretta per metterci dentro le robe, tipo anche il libretto della moto. E cosa secondo me che è una hit, che dovrebbero fare tutte le felpe, sono le tasche dei bicipiti. Non perché devi sembrare grosso, ma perché ci ficchi dentro il telefono. E oh, metti caso che stai andando in giro la sera in moto e un tuo amico ti dice: Fra, mi fai un video? Tu, senza togliere la mano dal gas, ti prendi il telefono e: ok, non si può fare, non vedete nulla. Mi ha cagato un piccione. Comunque, parliamo di lei, che è fuori di cervello, ragazzi. Io ti giuro, non l'avevo mai provata. Mi è sempre stato detto che è una probabilmente delle moto più divertenti e più assurde che c'è. Comunque, vabbè, in questo video non vi dirò se è meglio questa o l'R1, anche perché ricordo che non sono nessuno per dirvi se è una moto buona, se è una cosa buona o questo e quant'altro. Perché, come dicono alcuni esperti su Instagram, guido solo da 2 anni e non posso dire il mio parere. Quindi ti dicevo, ero un pochettino scettico perché è particolare. Questa è la versione nuova con i faretti lineari, che è molto, molto particolare, ma sono figli in culo. Vecchio, ce l'ha. Ce l'ha però, ce l'ha quegli occhietti tipici della sorellina maggiore, eh? Questa cosa, demo ovviamente perché è un prototipo incredibile. No, non è vero, ringraziamo ancora gli amici di Yamaha che mi hanno permesso di provare questa bellissima moto. Questa bimbettina qui sotto c'ha il motorino CP4 dell'R1, letteralmente lo stesso. E letteralmente lo stesso motore, appunto come accennato, c'ha un pelino meno giri. Qui c'è qualcosina di carino. Ovviamente anche lei con lo scarico MT-10 di Akrapovic. Quando io vi dicevo che nella mia R1 lo scarico è omologato senza DB killer, è perché realmente quei pazzi di Yamaha fanno uscire questo terminale senza DB killer. Vedete? La vitina è già messa lì, ma non c'è. Quindi questo scarico è già omologato così. Poi ovviamente se là sotto nei collettori in titanio che vedete per sbaglio ci collegate con un tubo dritto fino a qua, tecnicamente lui rimane omologato. Questo buco fa veramente un bordello clamoroso. Sarei molto curioso di sentire questa con un bel tubo dritto. E ultimo ma non per importanza, che è una figata, che la mia R1 non ce l'ha ma che la volevo avere, è uno spettacolo. Caschetto rimesso. Io voglio ritornare indietro. Chill però sto giro. Raga, non posso spiegarvela facendo finta che scopro le cose, capito? L'unica cosa che dovrebbe avere in più rispetto alla mia R1, tralasciando vabbè le sospensioni elettroniche, che comunque è un modello SP, ci sta, è il cruise control. Ovviamente come in qualsiasi altra moto tu lo clicchi e lei va alla stessa velocità. Bro, e poi è una di bici. È molto semplice questa. Cioè veramente molto semplice da guidare questa. È incredibile. Allora, in queste prime curvettine che ho fatto, ovviamente ripeto, non sono nessuno per darvi una recensione, ma io non sto nemmeno recensendo questa cosa qui, capito? Vi descrivo letteralmente quello che sento. È che percepisco tantissimo la differenza di guidabilità a livello di, cioè capito, seduta, bilanciamento del peso e tutto il resto. Cioè con questa roba qui veramente vai molto molto più veloce che ne con un R1, e non sto scherzando, io ti parlo ovviamente per l'uso cittadino, anche nei passi. Questa cosa qui di primo acchitto mi dà l'idea di essere veramente una scheggia. Il motore è lo stesso, come vi dicevo, tappato un pochettino, ma tappato si parla di poco, perché comunque questa bimba ha 165 cavalli. E su strada, ragazzi, quanti ne sfrutterete? 70? 100? Oh,
120. Bro, è comunque... Madonna, se si è morbida. Nei cambi di direzione. Ma fra, ma è decisamente... Ah, posso dirti che mi sembra un R1 sotto steroidi. Vara che squarcio nel cielo. Che faccio? Ciao.